finisce qui. Il decimo concorrente. Buonasera. Buonasera. Dal Cairo, Egitto, questo signore si chiama, se c'è indovino, Ahmed Ibrahim. Quasi. Come si pronuncia? Ahmed Ibrahim. E me meglio come ho detto. Sì, insomma, per esempio... Una specie di fatto conto, Dunque, il signor Ibrahim è studente in ingegneria... Sì, gestionale a Reggio Emilia. A Reggio Emilia e vive a Bologna. No, vivo sempre a Reggio Emilia. Ah, vive a Reggio Emilia, mi scusi. Sì. L'ho dimenticato, lei è stato vincitore del televoto di... Della quinta puntata. Della quinta puntata. Sì. Tu che lei presentò, e penso che naturalmente presenti anche adesso, un ballo, no? Una break sì, dance. Una break, break dance. Dance. Sì. Vabbè, ci provo. Ci provo. L'altra volta lei si è divertito. Sì, molto, molto. Ecco, molto bene. Allora, speriamo che si diverta ancora. D'accordo? Prego. Bravo, complimenti. Complimenti. Grazie mille. Io stesso non sarei riuscito a fare altrettanto, le garantisco. Troppo gentile. Arrivederla, si accomodi pure. Devo dire, il maestro Pregadio ha provato a fare, quando l'ha visto, ha provato. Ha fatto una sola mossa, poi l'abbiamo raccolto e portato dall'ortopedico. Ah, buonasera, siamo arrivati all'undicesimo concorrente. Posso salutare quelli che devo, come l'altra volta, posso salutare? Che posso salutare? Poggio Bustoni. Ah, Poggio Bustoni. Adesso aspetti che la signora Serafina dica come si chiama e da dove Giulia viene. Giulia Serva di Poggio Bustoni e Rieti. Sì. Allora, diciamo subito che la signora è la più anziana delle concorrenti della corrida. Ha la bellezza, che Dio la benedica, di 88 anni quasi. E la signora, ci vorremmo arrivare tutti a 88 anni così come è la signora, la quale cantò una canzone addirittura osé, però a 88 anni si possono perdonare certe deviazioni. Come? No, perché erano tre gli abiti, non me l'hanno fatto cantare. No, meglio due, signore, perché sono due. Cioè, erano tre parti che erano una peggio dell'altra. Allora, abbiamo detto allora, quando si esibì la signora, di farne soltanto due. Si capisce lo stesso, però comunque. Senta, cosa le hanno detto a Poggio Bustoni? Ti ho salutato da una parte e dall'altra, io saluto a occhio.
lei saluta occhio. Sì, insomma, ma le allora amiche... la signora Serva Giulia di Poggio Bustone saluta prima i figli e i nipoti, ecco. Poi Poggio Bustone, l'ufficio postale e tutta la provincia di Rieti. Venga, venga qua. Deve essere un ufficio postale importante, è per banco. Sì, anche il pubblico. Anche il pubblico, va. Tutto il pubblico. Ah sì, vabbè. E ringraziati Dio che non mi prende a schiaffi. Allora, signor, aspetti un attimo. Sì, sì, sì. Io voglio sapere, lei avrà delle amiche, no? Avrà delle amiche. Sì, ho capito. Queste amiche sono state contente di questa sua esibizione al paese? Cosa le hanno detto? Sì, hanno fatto una festa. Ah. Sì, mi hanno festeggiato. Mi hanno festeggiato, sì. Festeggiato, ma in che modo? Tutto, l'ho fatto da mangiare in una sala del comune, si è ballato, hanno fatto tutto. Tutto. Ma senta un po', mi tolga una curiosità, perché insomma, la canzone che lei ha cantato era un po', come dicevo prima, un po' birba, eh? Allora, il prete, ci sarà il prete lì a Poggio Bustone, non le ha detto niente? Di che? Dico... scusami. No, dicevo, il prete che lei abbia cantato quella canzone non le ha detto niente? No. Dice, seguita signore. Sì. Gente allegra, Dio l'aiuta. Certo. Gente allegra, Dio l'aiuta. Allora, la canzone... Come si chiama? Teresina. Allora, posso? Sì, certo, sì. Di nome son chiamata Teresina, ho 21 anni e sto molto carina. All'uomo che mi sposa se a cuore, darò tutti i miei baci come ardori. Tengo una dote da fattoressa, una casa e la rimessa, un bel cavallo ed un asinello ed una vacca col suo vitello. 30 galline col suo bengallo, 100 piccioni d'un pappagallo, occhi tacchini, 4 bei porci, 4 gatti che mangiano i sorci. E poi un'altra cosa, a dirvi proprio il vè, soltanto a chi mi sposa gliela farò vedere. Adesso vedrò quel che possedo, di biancheria tutto il mio corredo. Mi manca solamente un bello sposo, che sia gentile, buono ed amoroso. Ho 30 lenzuoli, 20 tovaglie, una credenza, rame e tovaglie, 30 camicie, 20 sottane, tavole e mazia per fare il pane. 2 comodini, un canterale ed un berletto matrimoniale, con materazzi, fanciulli belli, con 3 coperte fatte a fiorelli. In quanto a quella cosa che ti ho promessa già, soltanto a chi mi sposa gliela farò assaggiare. In quanto a quella cosa che vi ho promessa già, soltanto a chi mi sposa gliela farò assaggiare. Adesso in particolare per lei. Che? In particolare per lei, un saluto a lei. Un saluto a me. L'altra volta. Che un saluto, mi vuol fare un saluto? Lo voglio salutare, signor Corrado, e poi un abbraccio e se l'accetta un bacio e un saluto pure a Precandino. Eccolo qua, guardi, eccolo qua. Prego, vada pure, signore. Arrivederci. Buone feste a tutti. Certo che questo assaggio ha 88 anni, no, cioè, no, voglio dire, parlo della torta nuziale che dopo tanti anni può anche essere un po' stantia, ecco, no,
non vorrei che fraintendesse. No, fraintendo. Allora, eccoci al